Totalmente rinnovata la nuova Jeep Compass, soprattutto nella tecnologia. Dacia, nuova Spring 100% elettrica, city car con look da crossover, disponibile dal 2022. BMW i4, l'elettrica sportiva, un equilibrio ideale tra dinamica e comfort di marcia. È veramente tutta nuova la Jeep Compass. La versione 2021 del C-SUV della casa americana è stata rivista a livello di carrozzeria, di interni e soprattutto di tecnologia. Il bestseller Jeep ha venduto ben 200.000 esemplari dal 2017 in Europa. È interamente italiano, essendo prodotto a Melfi, e viene offerto in moltissime versioni. Quattro gli allestimenti: Longitude, Limited, S e Trailhawk, più la serie speciale 80° anniversario. 5 le combinazioni di gruppi motopropulsori, trazioni anteriore o integrale. I prezzi vanno dai 29.850 euro della versione benzina con cambio manuale ai 49.200 euro della versione ibrida con l'allestimento Trailhawk. Un vero concentrato di tecnologie e capacità davvero fuoristrada, con passo rialzato e paraurti anteriore e posteriore tagliati per migliorare angoli di attacco e di uscita. Disponibili tutti i più avanzati sistemi di sicurezza e di infotainment. È già nelle concessionarie. Dacia lancia la nuova Spring, il primo modello della marca 100% elettrico, una city car con look da crossover dal prezzo accessibile, il meno caro del mercato europeo. La motorizzazione elettrica da 33 kW, equivalente a 44 cavalli, è associata ad una batteria da 27,4 kW e ha un'autonomia di 230 km e 305 km in città. Proposta in tre declinazioni, una versione per privati e aziende, una versione business per gli operatori di car sharing e una versione cargo senza sedili posteriori e con un volume di carico pari a 1100 litri, disponibile a partire dal 2022. Quando è indispensabile un equilibrio ideale tra dinamica e comfort di marcia, ecco proporsi la nuova BMW i4. Irrompe così nel mercato premium, modello destinato a ricalcare le orme della serie 3 e serie 4. Così la prima gran coupé a 4 porte full electric arricchisce la mobilità a zero emissioni, regalando un elevato piacere di guida. Ha evidenziato il project manager David Alfredo Ferrufino Camacho. A pochi mesi dal debutto mondiale, il modello sta completando i test di dinamica di guida, potenza massima di 530 cavalli, 390 kW, da 0 a 100 in 4 secondi, autonomia di 600 km.